Sogno comico. Ecco il nostro tenente colonnello. Allora, buongiorno, buonasera, salve, come va? Ben trovati. Dal Grazie. Vostro tenente colonnello Vanina, in collaborazione con il centro sperimentale. Peppe sono, buonasera. Peppe sono, ho capito. Ciao. Sempre lei, ma sempre con questo gesto tremendo, perché non ho capito, io Peppe sono sempre... Vabbè, ma sa, lui perdere. È un po' gaio. Ah, ho capito, gaio. Allegro, insomma, ah, sì. Allegro. Sì. Allegro. Diciamo allegro, per non dire gaio. Altro. Sì. Ma oggi come sono le previsioni? Diteci un po' il tempo come io sarà. Io so gaio, mentre sapete lei che fa tanta la santarellina. Ah. Sapete qual è il sito della signorina? Ah, perché è un sito. Ah, questo è interessante. Diciamo un bel messaggio per i nostri spettatori, il sito del tenente colonnello. Sì, diciamo. Vuvede sotto la gonna che pelo c'è. Ma come si per me? Ma non credo che sia questo il sito, non ci credo, veramente lei è veramente un... No, innanzitutto non è questo. Ah, e okay. Poi la vita privata è privata, avete capito? Ma lei non si è privata di niente. Certo, immaginiamo, ma non faccia questi doppi sensi. La vita privata è privata, ecco. Noi siamo qui per parlare appunto del tempo. E poi... Diciamo che la divisa la divide proprio bene, metà donna e metà zocco. Ma la smettiamo, ma cosa dice? Smettiamola. Mamma Guardi mia, che signori. Anche noi sappiamo che lei è qui perché c'è chi Paone le ha voltato le spalle. Magari mi avesse voltato le spalle. Non facciamo proprio... queste cose, non diciamo sei... queste cose per favore. Eh? Emanuele, che mi vuoi voltare te le spalle? Ma non si permetta, io ma non si permette di mi volti le spalle, io sono qui per Provaci. Il collegamento, siamo qui collegati per siamo sentire qui... quelle che sono le previsioni del tempo. Sì, quindi... ma secondo me, mo te do de tu, anche ma tu. Ma che mi dà lei sotto peraltro. Sotto, sotto siamo visti sulla salaria, Emanuele. Ma che salaria, ma come si permette scusi, la salaria? Scusi, lui è particolarmente gaio. E ho quindi... capito che è gaio, però non è che vuoi la salaria, insomma. Scusi, ma teniamo distanze, d'accordo? No, vabbè, ma lui ce l'ha, tempo, cioè. Sappiamo questo tempo, com'è? Ed ora sì, vorremmo aggiornarvi un pochino sul tempo attuale, queste previsioni, come saranno? Sì. Come saranno queste previsioni? Allora, vediamo un pochino, ci saranno delle precipitazioni sparse, così depressionate, che influenzeranno anche un pochino la nostra popolazione. Ah, ho capito, e bene, bene. Mentre la reazione dell'uomo... Che fa gesti? Non faccia questi gesti, per favore, così. Sì, lo bacchetti, per cortesia. Fa questi gesti incredibili. Scusa, devo mimare. Ah, ho capito, ecco. Ma... Sì, attento. La popolazione anche potrebbe reagire da queste precipitazioni e la donna potrebbe avere delle reazioni tipo... Io? Ma che cazzo? Ah, queste sarebbero le reazioni della... In quel caso neanche l'esorcista potrebbe farci nulla. E i vostri figli potrebbero gridarvi, babbo? Ma la mamma è posseduta? E la vostra risposta, la vostra magari. Risposta? Ma come magari? Ma anche lei! Sì. Ma anche lei, tenente colonnello, ma voglio dire, io capisco adesso il suo collega è un po' gaio, quello che è, ma lei per favore sia un po' ma seria. Ci faccia mimà pure lei però, Io non ci faccio mimà. Però il gioco dei mimi facciamo queste previsioni, su. Lui è un po' gaio, sa com'è, è molto un po' allegro, gaio. È un po' allegro. Ho capito, è un po' allegro, ma faccia una cosa, visto che è così gaio, sì. Si vada a divertire dall'altra parte, perché noi dobbiamo fare le previsioni del tempo. Ho capito, allora se vediamo stasera usa la salaria, capito? Ancora? Ti ho riconosciuto io. Vi salutiamo dal centro sperimentale Pepson. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci.